Mosca per iniziare la settimana dei teatri, una settimana che in realtà durerà 8 giorni, dal 26 marzo al 2 di aprile, e ingloba la giornata mondiale del teatro il 27 marzo. La giornata mondiale del teatro il 27 fa sì che Genova e Genova Teatri abbiano organizzato ben 8 giorni di iniziative, di spettacoli, di promozioni, di visite guidate, di laboratori per le scuole. Oltre 70 sono gli eventi per il pubblico a tema Luzzati, nell'anno in cui celebriamo il decennale della sua scomparsa, e intorno a questo si sono uniti ben 20 teatri della città e non solo. Inoltre apre al pubblico il Museo Biblioteca dell'Attore, che si trova a fianco alla Biblioteca Civica Berio e è uno spazio museale e un archivio importante di quello che è tutta la vita del teatro dall'Ottocento in poi. Il settore del teatro funziona molto bene e pubblichiamo anche i dati dell'ultimo anno, quindi del 2016, che vedono oltre 370.000 spettatori con un'occupazione di 600 persone e di cui il 29% risulta sotto i 35 anni. Quindi Genova è la città dei teatri e grazie a Genova Teatri, che è il cartellone che unisce gli spettacoli di tutti i teatri genovesi, grazie alle azioni congiunte fatte sul sito gestito da Mente Locale, i numeri sono continuamente in aumento e il Comune in particolare si fa attore di coagulare tutte le presenze teatrali e promuoverle con diverse modalità, non da meno l'ultima in cima via 20 settembre, il cartellone, diciamo così, audiovisivo e interattivo digitale dei teatri.